E buonasera, Elisa. Cioè, ma tu chi sei, Elisa? Io mi occupo della comunicazione per Profoto Italia. E quindi tu sei della Profoto Italia. Italia, esatto. Benissimo. Metto anche la maglietta in bella vista, così si capisce. Benissimo. Subito. E poi abbiamo grande Max. Eccomi. Eccomi qua. Io chi sono? Allora, questo flash si chiama A1. Sì. A1, ma perché A1? Da dove arriva questa A1? Allora, cioè, dobbiamo aspettare A2? No. A3? Chi lo sa? Non lo so. Arriva dal fatto che, sai che gli svedesi, che Profoto è un'azienda svedese. Sì. C'era un combattente al tempo dei vichinghi, sì, che si chiamava Aegir, non so come lo pronuncino loro, e quindi questo è A come Aegir o Aegir 1, il primo della linea, forse, se ci sarà una linea, okay, dei vichinghi A. Benissimo. Allora, parlami di questo flash. In effetti, quando ho visto prima comunicazione da voi, che ho ricevuto news, subito ho cercato di capire, in effetti ho condiviso subito su Facebook, perché ho detto, oh mamma mia. Non hai detto oh mamma mia, prima hai detto un'altra cosa. Oh, accidenti, mi sembra. Quello che è, più o meno, sì. E il linguaggio nordico, ho parlato. Sì. Siciliano. Esatto. E beh, allora parlami delle caratteristiche particolari. Sì. Allora, questo da fotografo certamente. Sì. Allora, innanzitutto parliamo di un prodotto che è una luce da studio. Quindi la forma è quella di uno speedlight, ma è tutto tranne che uno speedlight. Dello speedlight ha ovviamente la compattezza, perché come vedi è molto piccolo, ma la qualità della luce degli speedlight non è mai stata una qualità eccelsa. Questo col fatto di avere una forma tonda della lente e di avere degli accessori già inclusi nel pacchetto, che sono per esempio una bounce card e un diffusore morbido, ti danno la possibilità appunto di avere una luce che è incredibilmente morbida e completamente diversa da quella degli speedlight. E l'unico modo per capire davvero la differenza è provarlo. Io al suo tempo ce l'avevo delle cose particolari, no? Cioè proprio non voglio tirare fuori, ma no, non vorrei tirare fuori. Sì. Perché la flash che utilizzavamo al suo tempo. Sì. Ci sono gli archivi di New York Camera, sono interessantissimi. Tanti. Cioè, oh, che bello! Alla fine, sì, questo. Quello che creava una luce diffusa, sì, impressionante. Sì. È giusto? Sì. Infatti, cioè, se noi potessimo mettere un SV, cioè no, 700, su questo qui, metto così, qualcosa che riflette, che... Bro. Questo, cioè, faccio riflettere, ah, okay, così. Sì, non è comodissima come situazione. Però è interessante, lo usiamo come ventaglio, esattamente, okay, è un ventaglio. Anche questo potrebbe essere usato in effetti. Ah, ok, come d'accordo. Ventaglio. Allora, torniamo, in effetti questo circolare, cioè rotondo, crea una luce molto, ma molto naturale. Molto naturale. È molto morbida, che non è proprio tra le caratteristiche tipiche degli speedlight. Si può avere un fascio più stretto, più largo, la parabola è motorizzata. L'altra cosa importantissima, come tutti i prodotti Profoto, è che è veramente super facile da usare. Tu da qui io sono presbite, però io riesco a leggere. Esattamente, va bene anche per quelli come noi, che vedi che ho messo gli occhiali ultimamente, anche per quello. Facile da usare anche del tipo che chi ha avuto uno speedlight Nikon, Canon, di qualunque tipo, sa che c'è un manuale di 60 pagine, 70 pagine, e se tu devi passare da TTL a manuale, per esempio, devi premere almeno due se non tre tasti. Qui passi da TTL a manuale muovendo una levetta. E soprattutto un'altra cosa, se tu scatti in TTL e quell'esposizione per mille motivi non ti va bene, passi in manuale, TTL così, passi in manuale e regoli l'esposizione muovendo una rotella. Aumenti di mezzo stop, scendi di mezzo stop, o sali o scendi in base a quello che ti serve, in maniera velocissima.
Altra cosa, secondo me, molto importante è che c'è una lampada pilota per cui tu puoi vedere prima quello che sarà il risultato del tuo scatto. Quindi puoi farti la luce come vuoi tu e in base a come decidi di orientare la tua luce puoi allargare il fascio, puoi stringerlo. Ah, questo è interessante perché possiamo anche controllare i riflessi. Esattamente. Okay. Prima di scattare tu decidi come saranno le tue ombre, le tue luci, ancora prima di scattare. E questo va bene soprattutto per chi non ama la luce flash e non ha mai usato la luce flash. Io non amo flash. Perché prima di scattare tu vedi quale sarà il risultato del tuo scatto. Questo vale sia con la parabola nuda, come in questo caso, sia montando gli accessori. L'angolo del campo lo regoli dalla parabola perché puoi decidere o ruotando questa leva, certo, oppure all'interno del menu c'è un menu che ti permette di spostare, zoomare, allargare e stringere il fascio. Cioè, fino a quando? Quanto copre? Questo copre da 24 a 105. Ah, ok. Con un aggiuntivo che viene dato in dotazione, con questo, arrivi a 18. Ok. Il montaggio, come hai visto, è magnetico, quindi si monta tutto in maniera super semplice. E non hai problemi di elastici, di cinghiette, di velcro, che sugli speedlight da portare in giro sono sempre piuttosto scomodi. Mm-hmm. E anche in questo caso, accendendo la lampada pilota, di nuovo tu hai la possibilità di vedere come cadrà la luce, certo, sul tuo soggetto. Certo. E se io voglio utilizzare due questo flash, sì, in collegamento tipo TTL, sì, è possibile? Certamente. Con intanto... Questo può andare in questo momento on camera sia su Canon che su Nikon, montato direttamente on camera e lavora in TTL e in high speed. Off camera può andare su tutto ciò che è supportato da un telecomando dedicato, quindi Nikon, Canon, Sony, Olympus e per fine anno finalmente anche Fuji. Ah, e quindi okay, off camera lavorerà in TTL e in high speed con tutti i brand, con quasi tutti i brand. Certo, certo. Quindi... quando trigger? Trigger, i trigger pro foto, quelli che già vengono usati per B1 e B2 funzionano tranquillamente. Un vantaggio, questo può anche essere il primo step per entrare nella famiglia pro foto, cioè tu puoi prendere questo e usarlo on camera. Domani decidi che ti può servire o vai a noleggiare un pro foto B1 o un pro foto B2, questo diventa anche trigger. Quindi questo all'interno ha un trigger. Ah, questo sì, contiene cioè il sistema del trigger che comanda... Che ok. Quindi questo è un transceiver, può essere sia ricevente che trasmittente. Un'altra cosa è che ha una batteria e anziché avere le batterie steel ogni volta, che non sai mai da che parte si montano, soprattutto quando lavori in situazioni matrimoni dove magari devi cambiarle al buio e con poca luce, in questo caso è una batteria dedicata che si monta in tempo zero. Si fanno circa 350 scatti a piena potenza, che vuol dire che lavorando normalmente se ne fanno anche oltre 1000. Certo. Raramente si scatta. Quanto tempo carica, cioè scattando il massimo della potenza? E la ricarica della batteria? Ricarica con il caricabatterie si arriva poco oltre un'ora, un'ora e un quarto. Tra uno scatto e l'altro. Ok, questa è l'altra cosa di cui ti volevo parlare. Sì. Perché non c'è neanche qui, non c'è niente di paragonabile nel mondo speedlight. Qui si arriva a fare lo scatto a piena potenza, sei sotto i 2 secondi, 1 secondo e 2 circa, 1 secondo e mezzo, e se scatti a potenze medie, oggi abbiamo fatto delle prove, avevamo una demo con l'Associazione Nazionale Fotografi Matrimonialisti, abbiamo scattato a potenza 7.2 e con una raffica intorno ai 4 fotogrammi al secondo ho fatto più di 120 scatti. E poi ho detto basta, perché tanto andavo avanti. Potenza 7 su 10, eh? Ah, quindi non c'è più attesa. Praticamente cioè, quantomeno no. Chi utilizza per matrimonio, esatto, o beauty o eccetera, sì, cioè abbiamo molto più tempo. Sì, cioè, questo è un grosso vantaggio. Un esempio che si faceva anche oggi con i colleghi lavorando è che quando devi fare il lancio del bouquet, farlo con uno speed light è sempre un punto interrogativo. Eh certo. Perché cosa succede? Succede che la sposa lancia il bouquet, sì, si fanno 3 scatti esposti giusti e al quarto, quando la ragazza prende il bouquet, quello scatto è nero. Certo. E quindi in quella situazione, io usavo i B1 fino a oggi, adesso posso pensare di usare anche questo. Mm. Andiamo nota dorente. Mm. Quanto viene a costare? 825 euro più IVA. Cioè 825 più IVA. Ma perché voi parlate sempre 825 più IVA?
999. No, 1600. 999, sono 7 euro. 825. Tutti, sì, sì, tutti i rivenditori hanno deciso di fare 7 euro di sconto. Ah, ok, 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 999. Ok. Che è sicuramente un prezzo importante, non è un flash per tutti, però non è, è uno strumento di lavoro incredibile ed è uno strumento anche per chi non ci lavora. Beh sì, cioè diciamo, ma sì, cioè allora strumento professionale e quindi cioè chi deve avere comunque esigenza di utilizzare flash ogni giorno come, come cioè uno strumento importante, come un obiettivo importante. Sì. Poi sì, amatore, amatore sì, cioè per me ad esempio che utilizzo anche medio formato, medio formato con flash, cioè illuminazione così e così, cioè non ha senso, cioè deve avere illuminazione come si deve, certo, altrimenti cioè cosa sto a utilizzare medio formato. Tra l'altro con l'uscita del trigger Fuji questo potrebbe andare a risolvere una limitazione che c'è oggi in GFX, sì, che è il limite di un 125esimo di secondo di sincro flash. E che già al suo tempo, quando è stato presentato, Fujifilm aveva già dichiarato che stiamo, diciamo, studiando un modo molto approfondito. Questa era la loro risposta della Fujifilm, non Italia, di qualcuno. Ebbene, io ero contentissimo, aspettavo diciamo un annuncio del genere. Infatti a Fujikine è stato presentato il trigger dedicato a Fuji, certo, che consentirà di lavorare con questo, ma anche con B1, B2, D1 e D2 e Pro 10 in TTL e in iSpeed Sync. Quindi tutta la famiglia Profoto diventa compatibile finalmente anche con Fuji medio formato. Certo. Allora, chiedo a lei, ma... non possiamo creare una magari mezza giornata sabato di dimostrazione e che Nyodo Camera, cioè venite, cioè magari Nikon Canon, cioè no, prepariamo la base, magari anche una modella, cioè proprio far vedere, sì, far vedere, perché cioè... noi puntiamo proprio sul far provare questo flash, proprio per far vedere a tutti la differenza vera che c'è tra questo e uno speedlight. Certo. Quindi il modo migliore è quello di provarlo. Bene. Nulla come provarlo. Esatto. Un accessorio di cui non ti ho parlato, ti rubo solo un secondo, poi siamo andati un po' lunghi forse. È... no, non c'è Giordano. Che fa editing. Italia. Esatto. È questo. Soft Bounce. Questo sta in una borsina che diventa piatta, molto piccola, quindi può stare nella... ecco, questa è la borsa. Può stare nella borsa di qualsiasi matrimonialista. Ma è il mio cappellino. Esatto, può andare bene, molto bene come cappellino. Oh, o anche con un cappellino col buco davanti per prendere dell'aria, ma allo stesso modo si monta appunto magneticamente così e questo dà una luce fantastica, una luce morbidissima. Io ho realizzato un video, tra l'altro poi si può magari linkare qui su, certo, da questa parte mettiamo il link, sì, da questa parte su YouTube, dove faccio vedere come ho fatto dei ritratti con questo flash off camera e la luce è incredibilmente morbida, quindi per i ritrattisti può essere uno strumento veramente molto utile. Considera che hanno provato Stefano Guindani, che è un fotografo che sicuramente conosci, Sestini, che anche lui è un fotografo che insomma è abituato a usare i prodotti Profoto e a usarli in maniera molto pesante perché è uno che lavora in situazioni complicate, l'hanno usato dei matrimonialisti molto importanti, David Bastianoni, Flavio Bandiera, che sono tra i referenti assoluti. Bastianoni ha vinto un WPPI quest'anno e anche loro sono rimasti incredibilmente colpiti proprio dalla qualità della luce, tutto quello che abbiamo detto, velocità, tempi di ricarica, ma la qualità della luce. È un flash da studio e non è uno speedlight. Beh, cioè con tutto il rispetto, tutti i nomi che hai fatto, cioè bene, no? Benissimo, sì. Però per me è quello che conta la tua parola. Ok, grazie. E che conta ancora di più, conta ancora di più per me. Grazie. E quindi però conta ancora di più se clienti, appassionati, fotografi potessero venire a verificare con la sua macchina, sì, con la sua, con i suoi occhi, cioè cosa migliore e perché. Poi il prezzo è sempre relativo. E spendiamo anche molto in attrezzatura, macchine, obiettivi, ma molti di noi non spendono niente nella luce. Quando la fotografia, non serve che lo racconti a te, è fatta di luce, se non sai gestire la luce, perché certo, se abitassimo in un posto dove avessimo sempre finestre molto grandi,
stanze della sposa bellissime, con finestrone enormi orientate a nord. Il nostro lavoro abbiamo Svezia per 6 mesi. Bravo! 18 ore di sole! Però non è sempre così. A Milano dobbiamo combattere con, a volte, una luce che non ci aiuta. Nel sud Italia Profoto vende tantissimo, perché loro hanno bisogno di andare oltre la potenza del sole, per esempio, con i B1, con i B2. Certo. E quindi poter spendere in un prodotto che ti permette di risolvere problemi, perché poi il nostro mestiere è trovarsi in una situazione, dover capire come gestire in tempo zero quella situazione di luce, questo ti permette di creare la tua personale luce in un tempo velocissimo. Perché luce si crea. Una cosa che vorrei fare, se verremo a fare appunto quei test, è, come abbiamo fatto una volta qui da te, prendere la Nikon D300, quindi una macchina di 10 anni fa, che è la macchina che costa meno nel mercato dell'usato in questo momento e che sincronizza in high speed anche col Profoto 1, con un'ottica 18-55 di plastica, di quelle Nikon che tu conosci, e far vedere quanto con una macchina con 400 euro di spesa, forse 500 compresa l'ottica, e un flash degno di tale nome, si riescono a fare delle foto incredibili. Facciamo? E sì, va bene, ma tu non devi sottovalutare di 300 che è troppo bella, cioè, guarda che è stata una gran macchina, sì. 10 anni fa. 10 anni fa. Però prendiamo una macchina di 10 anni fa con una lente, quella è veramente orrenda, lo possiamo dire, sì. Il 18-55. Quella è ottica preferita da Man Ray. Quindi con un bel fermacarte, il 18-55, e facciamo vedere a chi verrà quanto una buona luce può fare la differenza in uno scatto. Certo. Ok, ottimo. Bene. Grazie. Grazie Max. Grazie Elisa. Grazie. Allora, presto pubblicheremo una data. Bene. Ok, entro fine anno lo faremo. Assolutamente. Ok, va bene, grazie. Ciao.